Io avevo pensato di chiudere con l'intervento che stamattina mi ha riempito il cuore di gioia, quello di questi ragazzi. Sì. Intanto se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, molto liberamente, però che più ci sentiamo in famiglia, veramente. Nel frattempo che loro si preparano, poi ci sono 4 microfoni tutti per voi, visto che avete scritto tante cose bellissime. Siamo noi ragazzi, Quindi nel frattempo vi organizzate, cioè, se c'è qualcuno che vuole... ragazzi. Allora, a proposito della dirette, è importante che noi abbiamo, su certi argomenti che abbiamo, tra virgolette, su un termine brutto tecnico, destagionalizzato, cioè alcuni temi, perché c'è la tendenza di marzo, festa della donna, violenza, allora noi quello che dobbiamo superare, che dobbiamo avere una visione di questi temi e stare su queste facendo rete, come proviamo a fare, e lo so, dice, abbiamo programmato per quest'estate, anche la rassegna estiva, momento, anche più leggero, pop, però di una leggerezza pensata per dirla da Carolina. Allora voglio dire, tutti questi temi, la consigliera Cade, guarda, 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 guarda,
che già seguono. Sì. Oppure parliamo agli adulti, sì, ma poi dovremmo parlare ai ragazzi. Certo. Le donne già sanno, certo, già lo sanno. Allora ci deve essere un discorso, credo di non un discorso, ecco, una squadra, una rete, parlate di sinergia, perché il termine oramai la sinergia e resilienza sono i termini più accusati di questo mondo. Allora dobbiamo fare rete su questo, con la Chiesa, e dobbiamo anche ascoltare. Molte volte non abbiamo neanche quella pazienza di ascoltare e di asciugare qualche lacrima, che è importante. Quindi non andare anche oltre i formalismi. Immagino lei, la dottoressa, la psicologa, che è sul fronte, no? Quando arrivano da te, tu sei trincea, allora noi dobbiamo lavorare in questo momento. Permettetemi, vuol dire che noi stiamo ragionando, ma anche facendo squadra, anche tra di noi come amministrazione, e ragioniamo attorno a queste cose. Quindi vi voglio già anticipare che ci vediamo il 7 luglio con la Fondi, perché c'è una bella cosa proposta dal CIFRO e dalle varie opportunità che fa parte del programma della sinistra, proprio in virtù di questa logica di continuità su delle tematiche che non devono trovare i settori stagni per determinati periodi per ricordare e fare. No, si fa rete, si discute sempre, perché la vera sfida è quella lunga.